Ciao a tutti, sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista e in questo canale mi occupo di educazione alimentare. Oggi vi spiegherò come organizzare un menù settimanale. Questa idea mi è venuta perché spesso nella mia esperienza professionale in studio molte donne vengono da me e mi dicono che non hanno mai idee su cosa cucinare, spesso si riducono all'ultimo momento a fare la spesa e quindi alcuni alimenti diciamo più veloci da fare sono magari gli affettati piuttosto che i formaggi e spesso si riducono a mangiare molte volte a settimana questo tipo di alimenti, che però sarebbe bene ridurre la frequenza di consumo. Allora mi è venuto in mente di postare sui social tutti i venerdì un menu settimanale molto equilibrato che possono seguire tutti. Però a me mi è venuto anche in mente di insegnarvi come organizzare questo menu settimanale in modo che potete un po' diventare le nutrizioniste della vostra famiglia. Allora, quali sono i vantaggi di avere un menù settimanale già organizzato? Innanzitutto imparate a mangiare in maniera più varia ed equilibrata, perché voi partite da una frequenza settimanale di alcuni alimenti basati appunto su una dieta equilibrata e non vi riducete a mangiare sempre le stesse cose. In questo modo riducete anche gli sprechi, perché fate un menù settimanale in base anche agli avanzi che avete nel frigorifero. Risparmiate in questo modo tempo, perché magari riuscite ad andare a fare la spesa solo una o due volte a settimana massimo, e infine risparmiate denaro, perché spesso i cibi pronti o quelli che ci riduciamo all'ultimo momento sono molto più costosi magari di altri alimenti che invece possiamo utilizzare sempre velocemente, ma sono diciamo più sani e costano meno. Innanzitutto decidete il giorno a cui mettervi a tavolino e fare il menù settimanale. Generalmente io consiglio di farlo o il giorno prima o il giorno stesso in cui programmate di fare la spesa. Poi appuntatevi o cercate di avere sempre a portata di mano la frequenza settimanale degli alimenti per avere una dieta equilibrata, che sono per esempio, partiamo dai legumi, dovrebbero essere messi in una settimana dalle 3 alle 4 volte, oppure il pesce. Anche in questo caso il consiglio è di metterlo 3 o 4 volte a settimana. Per quanto riguarda la carne rossa, 1 o al massimo 2 volte a settimana, possibilmente a pranzo, perché comunque è una carne grassa che ha più calorie. Le uova dalle 2 alle 4 a settimana, gli affettati formaggi al massimo una volta a settimana e 3 o 4 la carne bianca. In questo modo avete una dieta varia ed equilibrata senza eliminare nessun tipo di alimento. Ulteriore step è quello di identificare i giorni in cui siete più impegnate. Già sapete magari che ci sono dei giorni in cui dovete prendere i figli magari dalla nonna, oppure fate tardi al lavoro, oppure vanno in piscina, quindi ci saranno delle giornate in cui sicuramente siete più impegnate e lo sapete. Identificate quelle giornate, perché in quelle giornate metterete gli alimenti che sono più facilmente o più velocemente cucinabili. Un altro step, anzi lo step successivo, è quello di guardare quali sono gli avanzi nel frigorifero, in modo da sapere che cosa c'è ancora da mangiare e quindi non comprare ulteriori cose. Io consiglio a questo punto, quando scriviamo il piano settimanale, di partire dalle cene, che sono sempre quelle un po' più complicate, perché si arriva all'ultimo, si è stanchi. Allora, una volta che si identificate le cene più impegnative, diciamo, perché abbiamo meno tempo, limiteremo degli alimenti veloci da cucinare. Tutti mi dicono gli affettati o i formaggi, ma non solo, per esempio i legumi. Noi possiamo anche utilizzare dei legumi precotti, quelli in vasetto di vetro, mi raccomando. Quelli sono molto veloci perché basta una scaldata, oppure d'estate basta un'insalata fredda e quello è un attimo accompagnato da un piatto di verdure, molto veloce. Oppure come faccio io prendo i ceci secchi di buona qualità, li metto a mollo, per esempio quando ho un po' più di tempo, li cucino una grande quantità, poi me le divido in porzioni e li congelo. In questo modo ci vuole un attimo scongelarli ed averli sempre pronti per una cena veloce.
Per quanto riguarda i pranzi invece, se pranzate al lavoro o dovete diciamo andare al ristorante, io vi consiglio sempre un piatto unico che è molto più diciamo veloce, soprattutto se avete i tempi stretti. In questo piatto unico ci deve essere sempre diciamo un quarto di piatto che è rappresentato da un cereale. Spesso io consiglio dei cereali integrali, naturalmente integrali, per esempio il farro, l'orzo oppure il riso semi integrale. Adesso si trovano i risi semi integrali che con un quarto d'ora vengono preparati. Una porzione di verdure cotte o crude e una proteina, cioè una piccola porzione o di legumi che vanno sempre bene, sono veloci, oppure della carne bianca oppure del pesce. Un esempio di piatto unico potrebbe essere un riso venere con della rucolina e del salmone affumicato, oppure potrebbe essere un farro con gamberi e zucchine. Infine, una volta che avete fatto e avete pensato alle varie pranzi e cene, fate la lista della spesa. In questo modo, considerando anche quello che avete in frigo, in questo modo potrete andare a fare la spesa una o due volte a settimana perché avete già tutto pianificato. Ovviamente questo non è rigido, questa organizzazione, però vi dà già un'idea di cosa mangiare a pranzo e cena senza dovervi scervellare alle 5 quando siete ancora al lavoro. Quindi già sapete che cosa mangerete. Se volete un'idea del menù settimanale lo trovate ogni settimana sulla mia pagina Facebook e Instagram e lo trovate anche sul mio sito www.lamiabiologanutrizionista.it. Iscrivetevi al canale e restate aggiornati. Ciao!